Questo qua è un ET24 Pro, prodotto da un'azienda che si chiama Cizur, C-Z-U-R. È il modello professionale, non è il migliore di questa azienda, però insomma è uno dei migliori. Ed è fantastico, funziona bene, vedete, poi è uno scanner aperto, no? Con ripresa dall'alto, quindi voi mettete il libro qua, premete il tasto e lui fa la scansione, può dividere le pagine, ha una funzione di OCR strepitosa come farò vedere, funziona anche con Linux, quindi Mac, Windows e Linux. Ha la porta HDMI posteriore, quindi può essere collegata ad un proiettore oppure ad un game capture per fare lo streaming di quello che sta riprendendo la sua fotocamera. Ha un display qua sopra, dei tasti per farvi vedere lo stato di certe funzioni, c'è il microfono perché può anche registrare quello che state facendo in tempo reale. Insomma, è un prodotto parecchio bello, con una chicca. Questo è uno dei tasti per uno dei pulsanti per fare la scansione. Quando abbiamo le mani occupate si può usare questo per farla con il piede, no? Per dire, per far partire la scansione con il piede. Lui permette di scannerizzare un libro di 300 pagine in 10 minuti, perché fondamentalmente quello che basta fare è mettere il libro sotto, giro, scansione. Giro, scansione, giro, scansione. Veramente, se procedete con questa velocità, ho fatto degli esempi, adesso vi farò vedere tutto, però è un prodotto che ha molto 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 senso ed anche molto 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 costoso. Secondo me alla fine vi dirò quanto costa, tra l'altro sono anche riuscito a farmi dare un piccolo sconto, quindi se siete interessati c'è un coupon in descrizione. Adesso vediamolo qua e poi tornerò per delle considerazioni. Dai, iniziamo. Ok, iniziamo dalle cose semplici, facciamo la scansione di questo bellissimo, grandissimo libro di Melville. No, sto scherzando. Iniziamo a vedere il software. Questa è la versione Windows e questa è la versione in italiano, con l'interfaccia in italiano, ma voi nelle impostazioni potete modificare tutto, qua anche la lingua, aggiornare il firmware, ed è importante perché la prima volta probabilmente c'è un aggiornamento da fare, un po' di cose anche fondamentali sullo scanner, risoluzione, DPI, formato immagine, no? Io ho messo massimo, e JPEG, insomma un bel po' di cose, quindi guardateci un attimo. E poi il software è diviso in due parti, scanner e presentatore. Direi di guardare brevemente la modalità presentatore, così poi ce la togliamo dalle scatole. In breve, è una funzionalità che vi permette di usare lo scanner per quel che è fondamentalmente a livello hardware, no? Ovvero una fotocamera con delle luci, con un microfono, con un po' di porte, insomma una cosa ottimizzata per riprendere dall'alto. Infatti in questa modalità voi potete sia, premendo questo tasto, vedete, iniziare a registrare. E guardate qua, si è acceso il LED, la spia del microfono, perché qua c'è un buco all'altezza bocca proprio, che sta in questo momento catturando quello che io sto dicendo, e il video sta registrando quello che io sto facendo. E quindi io posso in questo modo registrare dei video, ed è questa cosa molto utile anche per chi fa recensioni hardware, per chi vuole un po' usare, non lo so, fare la prova di uno smartphone. Vedete, la ripresa dall'alto classica come si faceva 20 anni fa, e ci sono ancora persone che lo fanno, ed è molto comodo anche perché chiaramente la qualità è quella che è una 1080p, con la registrazione così in tempo reale non arriva a 30 frame al secondo, però insomma è una cosa fatta per documentare quello che state facendo, no? Ad esempio, se io inizio a leggere o voglio disegnare in tempo reale, voglio far tutto così, intanto mentre lo faccio, mentre commento, registro anche, e poi ho il mio file qua sotto. Insomma, è un modo intelligente per salvare tutto questo, registrare tutto questo ed avere, diciamo, un archivio. Però la particolarità di questo modello qua, soprattutto, è la porta HDMI sul retro, che permette di uscire a 1080p a 60 Hz. E quindi io, se la collego ad un game capture, ad un Elgato, ad un, non so, ad un Avermedia, posso poi su OBS vedere lo scanner come dispositivo di input. E quindi, che ne so, se devo disegnare, se devo scrivere, posso fare streaming in diretta semplicemente così. È molto comodo, eh? È molto molto comodo, anche perché con questa modalità io posso collegarlo ad un proiettore e quando sono in sala riunioni, quando sono da qualche parte, fare delle correzioni o fare qualcosa insieme agli altri e farle vedere in tempo reale mentre le faccio, con una buona qualità, in questo caso anche con un buon frame rate. Quindi ottima cosa. Torniamo alla modalità scanner. E qui premo scansione ed ecco che ho una versione, diciamo, scanner di quello che abbiamo appena visto, no? Vedete, è tutto molto semplice. L'area viene riconosciuta automaticamente.
anche così. Adesso facciamo una prova proprio base con questo qua e la modalità carta piatta. Vedete, ce ne sono diverse: carta piatta, libro curvo, carta piatta con alcune opzioni poi che si possono regolare. Però io in questo modo premo scansiona e lui mi fa la scansione. Pagina singola. Eccola qua. Guardate che risoluzione. 100%. Eccola qua. Non è male, non è male per niente. Anche perché io poi qua posso modificare, dopo lo vedremo, tutte le impostazioni, bianco e nero, scala di grigi, timbri, schemi, sono delle impostazioni un po' particolari ogni singolo contesto, no? Però quello che volevo farvi vedere, anche se io faccio così e faccio scansiona, lui me lo addrizza. Vedete l'immagine come viene finale? Passiamo ad altro, ad esempio il magnifico I cavoli a merenda di Stoss, Sergio Tofano, e qua vedete si presenta uno dei problemi che chi fa scansioni, insomma, si trova sempre ad affrontare: la luce superiore che dà fastidio e crea riflessi se la copertina è un po' lucida. Ma qui basta attivare la luce posteriore, disattivare quella superiore. Wow! Scansiona. Fantastico. Questa luce qua laterale è meravigliosa perché risolve davvero tutti questi problemi. Voglio farvi vedere però un'altra cosa. Tra l'altro, davvero, se non avete mai letto questo libro, recuperatelo, ed è anche difficile da trovare. In realtà, per scannerizzare le pagine aperte così, c'è un'altra modalità. Bisognerebbe usare questa modalità qua, modalità libro curvo, che vedete attiva una guida e automaticamente poi, come vedremo, corregge la curvatura della pagina. Ora io approfitto anche di questo libro per usare questi cosi qua, che sono dei blocca pagine praticamente. Sotto c'è il noprene, una gomma molto morbida, facili, molto facili da impugnare. In breve, io posso tendere la pagina in questo modo, cerco di portarla il più lontano possibile, poi premo, ecco a cosa serve il footpod, per avere la scansione. Vengono create due pagine diverse, vedete, una e due. Guardate, qua si nota appena il giallo del sistema che abbiamo usato, no? Dell'attrezzo che abbiamo usato. Qua probabilmente neanche si nota. Ecco qua. Qua neanche si nota. Qua neanche si nota. In realtà, per vedere meglio questo, è meglio prendere un librone tipo questo. Allora, vediamo modalità libro curvo. La modalità libro curvo, sì, eccola qua, metto al centro e se io qua sotto attivo la modalità scansione automatica, lui praticamente legge il mio giro pagina e parte la scansione. Giro pagina e parte la scansione. Molto molto veloce, no? Giro pagina e parte la scansione. Facciamo un'ultima scansione di questo libro, usando questo libro. E di questa cosa qua, perché voglio farvi vedere poi come lui fa il riconoscimento OCR anche di una pagina così complessa, così incasinata. Allora, libro curvo, le opzioni sono giuste, sì, vai con la scansione. Ok, questo ce lo terremo per dopo, ce lo terremo per dopo. Guardate anche qua comunque come ha corretto la curva, no? Guardate il libro originale, vedete la curva che va verso l'esterno, la curvatura della pagina, mentre nella pagina scannerizzata è tutto, eccolo qua, è tutto dritto, è stato raddrizzato. E adesso che abbiamo fatto questa bella selezione di documenti, di scansioni, vi assicuro che una volta che ce l'avete là, perché in mezzo a due monitor sta benissimo, sta davvero bene, mi viene voglia di usarlo. Poi pesa 1,5 kg ed è bello, no? È bello vederlo. Tra l'altro si chiama ET, io penso proprio perché assomiglia un po' a ET. Non lo so, con questa testa grossa, secondo me deriva da questo il nome del prodotto. Però dicevo, una volta che l'avete sulla scrivania, vi viene voglia di usarlo, vi viene voglia di digitalizzare le cose, di lavorare le cose, essere un po' più creativi anche da questo punto di vista. Però la parte ancora migliore è che funziona bene. Il software, adesso abbiamo scannerizzato le pagine, vedrete che il software le mette insieme, fa esportare in mille modi, fa fare le modifiche giuste nel modo giusto, cioè è un software molto molto specifico e settoriale. Ha qualche difettuccio, ve lo dirò dopo, però vedete, l'OCR è meraviglioso, ti fa venire voglia di prendere vecchie riviste, scannerizzarle e copiare il testo e buttarlo online. Vediamo.
Adesso però viene la parte un po' più divertente, forse, ovvero quella di modifica di tutte queste foto, di tutte queste cose. Torniamo indietro e eccoci davanti, posso anche mettere le anteprime, qua vedete, a tutte le foto che abbiamo fatto. Qui c'è l'editing, qui si fa la selezione di quello che abbiamo fatto e si possono sia esportare in diversi formati, Word, Excel, PDF, PDF con testo ricercabile, TIFF, TXT, sia unire, se io voglio unire questo, questo. Qua ho anche, vedete, una comoda funzione per seleziono tutto, seleziono solo dispari, seleziono solo pari e posso unire queste due, ad esempio, in un PDF e applicare a queste due i comandi che sono qua. Ad esempio, modalità colore, selezioniamolo così lo vediamo, modalità colore e posso cambiarlo in bianco e nero. Ho l'anteprima, faccio conferma e lui, ecco che mi ha cambiato la foto. Ci sono diverse impostazioni che si possono regolare qua, anche avanzate, come il ritaglio bordi sovrapposti, c'è anche la videoguida che vi spiega come fare, che permette di tagliare qua e là, e c'è anche la modalità taglia, lo stesso, funziona allo stesso modo, e anche la stardandizza, che permette di impostare le dimensioni del documento, fare insomma un po' di cose a livello proprio di, vedete, abbinare un po' di editing, diciamo, al documento finale. Ma quello che volevo fare io è usare la scansione che abbiamo fatto prima, tipo questa, dai, e salvarla in PDF ricercabile. Quindi io, allora, non seleziono nulla, seleziono questa e faccio PDF ricercabile con l'OCR, vedete, lingua italiana, però ci sono anche altre, PDF qualità, mettiamo pure alta, regolazione automatica, conferma. Test 2, cosa ho scritto non lo so, ma va bene. E lui parte con l'OCR. È una pagina soltanto, quindi ci ha messo un attimo. E guardate un attimo cosa ha fatto adesso. Eccolo qua, ha creato questo PDF che è ricercabile. Ovvero questo è testo, questo è OCR. E guardate, non sbaglia nulla. Non sbaglia nulla, ho fatto diverse prove, adesso facciamo un altro tentativo con un altro file, magari, beh, quello scritto a mano no, però questo qua faccio stavolta TXT, OCR italiano, conferma, sovrascrivo quello che ho fatto prima, ok, e lo apro ed eccolo qua. È fantastica questa cosa, l'OCR funziona molto 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 bene. C'è un'ultima cosa impressionante che voglio farvi vedere, qua sotto c'è un menu, vedete, con altre regolazioni che riguardano il contrasto, lo spessore del carattere, insomma tutta una serie di cose che si possono modificare, i filtri in tempo reale, vedete un po' tutto quello che si può fare, quello che abbiamo visto prima, no? Se voglio farla bianco e nero, a colori e via dicendo, però c'è la funzione correzione ausiliaria, che guardate cosa fa, mi riporta all'immagine originale, no? E mi permette di regolare le cuciture centrali, cioè se io qua ho sbagliato qualcosa posso andare a regolarlo, e la riga laser, renderla più o meno cicciotta, muovere singolarmente i vari pezzi, guardate. Non è semplice usare questa parte, bisogna un po' capire cosa si sta facendo, però insomma sono tutti dettagli che uno può andare a toccare, a modificare per rendere la pagina, diciamo, migliore, no? Per correggere quei piccoli problemi che possono venire fuori quando si lavora con questo scanner. Tanta, tanta, tanta roba, davvero. Un software che non è perfetto, ma mi piace tanto. Per rendere più credibile quanto appena detto, trovate in descrizione un link ad una cartella Google Drive con dentro i documenti che ho scannerizzato, no? Per darvi un'idea, tutto a risoluzione massima, così guardate là ed ecco che vi trovate con il manuale di Lastbrox scannerizzato in PDF, no, da, così potete scaricare e farvi un'idea voi personale, no? Senza fidarvi delle mie parole. Vi dicevo, ci sono dei difettucci software, sì. Mi è capitato a volte di vedere delle brutte scansioni, no? Ci sono, soprattutto quando la pagina non è solo testo, ma è
anche immagini, e magari queste immagini bianca che poi sfuma con la pagina. Mi è capitato di vederlo un po' incastrarsi, no? Fare delle brutte scansioni. Il sistema di livellamento, no? Di raddrizzamento dell'immagine non era perfetto. È capitato alcune volte, sì, devo dire. Però ovviamente potete andare voi ad intervenire personalmente in questi casi, e comunque non è mai successo sui libri. Se dovete scannerizzare libri o documenti, testo, grafici, queste cose qua, senza andare troppo sulla foto, ecco, tutto fila molto 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 più liscio. E poi a livello software devo dire che il programma integrato, almeno su Linux e su Windows, non ho provato su Mac, va sempre a schermo intero. La finestra non può essere ridimensionata, e questa è un po' una noia secondo me, perché non vi permette di posizionare la finestra magari se avete un monitor grosso, 21 noni, insomma finezze di questo tipo. Poi devo dire che per il resto è una macchina che funziona molto molto bene, arriva in una bella confezione, questo è importante, bella protetta, con tutti gli accessori che vi servono. È una confezione che ricorda quelle Apple, no? Per farvi capire la qualità dell'imballaggio e tutto questo. Però devo dire che forse l'unico difetto che mi sarei aspettato da un dispositivo così è che manca il wifi, no? Lo avrei voluto con il wifi, cosa che è presente in altri dispositivi dell'azienda, meno premium, meno professionali. Con il wifi a volte magari sarebbe stato più comodo fare delle scansioni al volo con l'app, no? Per dire, o magari mandare delle foto sull'app, insomma renderlo un pochetto più smart. Mi rendo conto che è un dispositivo, anche per il prezzo che adesso vi dirò, molto professionale, però secondo me il wifi ci poteva stare, o il bluetooth, ecco, per renderlo più semplice da abbinare ad un'app, ad uno smartphone. E il prezzo, poco meno i 600, poco sotto i 600 euro in questo momento. In descrizione c'è un coupon per risparmiare il 10%. I prezzi scendono, diciamo che la linea IT, che è quella professionale, parte da 400 e arriva a 600. Questo è il modello migliore, come vi dicevo. Vi può bastare anche il modello base, sono tutti fatti per scannerizzare grossi libri. Se in realtà dovete scannerizzare cose un pochetto più minimali, solo documenti o comunque non faldoni di questo genere, ci sono anche modelli meno professionali che partono da $200, e potrebbe anche essere un'idea. C'è anche un modello che è portatile, cioè si smonta il braccio, si mette e si porta bene in viaggio. Ce n'è anche uno con il wifi integrato, ecco. Quindi vi invito un po' ad approfondire sul loro sito, perché ci sono diverse soluzioni. E se la vostra azienda si trova in questo caos, in questo momento, quindi digitalizzare un archivio, renderlo accessibile, copiare il testo e portarlo in digitale, ecco, prendete in considerazione una roba del genere, perché funziona bene. C'è stata una bella evoluzione, in fin dei conti l'hardware è semplice, no, di queste macchine, però il software deve essere a prova di bomba, deve essere comodo, perché se non è comodo e non dà risultati consistenti, e questo con le due luci riesce a farlo, allora è una perdita di tempo, no? Con lui invece risparmiate parecchio tempo. È tutto, grazie se siete arrivati fin qua. In descrizione c'è il link per il coupon e c'è il link per scaricare tutti i documenti in formato nativo. Ciao, al prossimo video.